Oggi vorrei condividere con voi dei versi che si trovano nel primo libro di Samuele al capitolo 1 e sono i versi che vanno dal 13 al verso 16 e dicono così: Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Perciò egli credette che fosse ubriaca e le disse: Quanto durerà questa tua ubriachezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna rispose e disse: No, mio signore, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo sola aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Anna è in questo libro troviamo Anna che sta pregando nel tempio e sta pregando perché vuole chiedere al Signore che le dia un figlio, in quanto lei è una donna sterile e per questa sua caratteristica la seconda moglie di suo marito, Peninna, la vessa continuamente e cerca di farla sentire inferiore perché Dio l'ha fatta sterile. Così Anna, nonostante sia molto amata dal marito, si reca al tempio con un obiettivo preciso, che è quello di chiedere al Signore che le dia un figlio, e fa un voto durante questa preghiera che noi non abbiamo la possibilità di conoscere, sappiamo solo il contenuto. E fa un voto al Signore e promette al Signore che se egli le concederà un figlio maschio, lei lo consacrerà al Signore per tutti i giorni della sua vita. E quello su cui volevo concentrarmi con voi adesso è un'espressione che si trova al versetto 15, che dice: stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Se voi leggete l'inizio del capitolo 1 di questo libro, vi renderete conto che c'è scritto che Anna si reca al tempio con un'anima piena di amarezza e tristezza. E stavo ragionando sul fatto che tanto spesso noi, come esseri umani, come credenti, veniamo sopraffatti dalle emozioni e non è facile per noi confessare quello che c'è in fondo al nostro cuore davanti al Signore. Spesso, o per vergogna o per timidezza, non ci rendiamo conto del fatto che quando preghiamo e ci troviamo davanti al Signore, siamo in un luogo sicuro. E aprirci davanti a Lui è un passo importante per la nostra crescita. Il Signore già conosce quello che c'è nel nostro cuore, però il fatto che noi glielo confessiamo, che gli apriamo il nostro cuore un livello di intimità, che creiamo con Lui un livello di intimità tale da potergli confessare liberamente tutto quello che ci passa per la testa, tutto ciò che c'è nel nostro cuore, è un passo molto importante per la nostra vita, perché ci permette di creare con Lui un legame molto più solido, molto più fermo, molto più intimo. Se voi leggete come il resto del capitolo, vi renderete conto che la preghiera di Anna è una preghiera molto intima, una preghiera silenziosa, tant'è che Eli, il sacerdote, pensa che lei sia ubriaca perché non escono parole dalla sua bocca, ma lei si giustifica quasi davanti ad Eli dicendo che non è ubriaca, anzi sta soltanto aprendo il cuore davanti al Signore. Io vorrei che tutti noi potessimo usare questa espressione: sto solo aprendo il cuore davanti al Signore, perché quella parola solo implica il fatto che tra noi e il Signore ci sia un legame talmente intimo, talmente profondo, che per noi è una cosa facile, una cosa naturale confessare tutto davanti al Signore. E se voi avete ancora qualche minuto, vi invito a leggere anche il capitolo 2 di questo libro, perché è un capitolo bellissimo
Infatti, il Signore si ricorderà di Anna, della sua preghiera, e le concederà un figlio maschio che lei consacrerà al Signore. E alla fine del capitolo 1 vediamo Anna che porta Samuele ancora bambino, appena svezzato al tempio, e nel capitolo 2 invece leggiamo una preghiera di ringraziamento di Anna. Una preghiera bellissima che ci fa capire come il rapporto di Anna col Signore fosse molto profondo, fosse, molto intimo. Lei conosceva molto bene quello che provava e conosceva molto bene, quindi se stessa, e conosceva molto bene anche il Signore. E vorrei che per noi Anna fosse un esempio per tutti i giorni, così che possiamo costruire un rapporto solido con il Signore, un rapporto intimo, un rapporto sempre più personale. E questo era tutto, e il Signore ci benedica.